venerdì sera, estate fa caldo, ma noi qua stiamo a commentare l'attualità politica con Luca Telese, Paolo Mieli. Roma è fresca. No, che Roma è fresca. Roma è fresca, mica tanto, con Alessandra Ghislevi di Eumedia Research, e sta per raggiungerci causa Maneskin in ritardo anche Gianrico Carofiglio. Oggi è un anno dalla caduta del governo Draghi, è un anno dall'inizio della campagna elettorale più pazza del mondo, perché si è tenuta banalmente per la prima volta nella storia d'Italia repubblicana d'estate, un anno da quando si temeva la discesa dei barbari su Palazzo Chigi con il primo governo di destra, e vediamo com'è passato quest'anno. Intanto questa giornata è passata con delle polemiche che ruotano ancora intorno a Del Masto, Donzelli, 41 bis, insomma state lì, arriviamo. Allora, lo avete sentito nell'anteprima, nel giorno in cui un anno compie il governo della Meloni e un anno dall'addio di Draghi, esplode la polemica durissima ancora sulla giustizia, ancora sul 41 bis e i problemi procedurali, ancora fra Del Mastro e Donzelli, e questa volta i 5 Stelle. Allora, tante cose di cui discutere, con Marianna ovviamente, fantastica in versione Charlie's Angels, con Paolo Mieli, bentornato qui fra noi. Grazie. Con Gianrico Carofiglio, che arriva a pochi istanti, e ovviamente la fortuna di avere Alessandra Ghislevi, che ci dà sempre un orientamento su che cosa accade, ma abbiamo un collegamento che ci tiene connessi anche all'altro evento del sabato, la riunione della corrente Bonaccini e il PD, anche se Bonaccini ci tiene a dire che non è una corrente. Allora, Roberta, benvenuto. La corrente che non è una corrente, sembra un quadro di Magritte. Cos'è? Sì, in effetti il primo dato politico da riportare è quello sulla terminologia, corrente o non corrente. Mentre l'area di Bonaccini ha continuato a definire la kermesse che si è tenuta qui vicino a pochi chilometri da questa, che è invece la festa dell'unità, Bonaccini ha continuato a dire non è una corrente, è soltanto una riunione di aria. Mentre sempre all'interno dello stesso evento personalità come Guerini e anche come Fassino ci hanno tenuto a sottolineare che invece non bisogna avere paura di chiamarla corrente, ma io in questo momento mi trovo alla festa dell'unità. La segretaria del Partito Democratico è arrivata da pochissimi minuti dopo il suo intervento proprio alla kermesse di Bonaccini, e io vi restituisco la linea perché dopo cercheremo di avvicinare Elly Schlein e chiederle proprio cosa ne pensa di questa accoglienza nella kermesse di Bonaccini. Grazie Roberta, insomma chiedici la linea quando vuoi, e poi vediamo magari anche dopo questa definizione e non definizione della corrente non corrente di Stefano Bonaccini. Però dicevamo, appunto, oggi è un compleanno a suo modo, no? Un anno dalla caduta del governo di Mario Draghi, e abbiamo preparato un riassuntino per i deboli di memoria per ripercorrere quest'anno vissuto pericolosamente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi, il quale ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Sarete voi a dirmi e a dirci se siete pronti e se questa nazione è pronta per un governo di persone libere e che non guardano in faccia a nessuno. Sono una donna. Amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. Oggi è un giorno triste per l'Italia, per l'Europa, ci aspettano giorni duri. Ma sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. State così coraggiosi in altre situazioni. Ma a cosa si riferisce? No, lo so io a cosa mi riferisco. Andiamo avanti, dai. Ce l'abbiamo fatta. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Nos acompaña Giorgia Meloni. Muchas gracias, querida Giorgia. Queridos amigos, ha llegado el tiempo de los patriotas.
hemos demostrado que los patriotas podemos gobernar. Paolo Mieli, los tempos de los patriotas com'è? E come ce allora, lo aspettavamo? Cominciamo, perché il racconto è lungo. Adesso mi sei descosso mi grazie. Che il giorno in cui nel PD, come nei partiti precedenti, chiameranno corrente una corrente, non l'hanno mai chiamata corrente, è sempre stata vietata. Sensibilità. Quello sarà un giorno per loro importante come la rivoluzione di ottobre, perché loro è dalla rivoluzione di ottobre che hanno le correnti, e le chiamano aree, sensibilità, agorà, inventano dei nomi più positivi, ma non si rendono conto, è ridicolo, è penoso, l'idea... No, ma poi ci andiamo, l'ascoltiamo proprio la definizione e non definizione, andiamo su Bonaccini. Ma noi ci ritiamo. Però... Comunque è passato un anno dalla caduta di Draghi e Giorgia Meloni ha fatto esattamente, ha preso le stesse posizioni in politica internazionale di Draghi, quindi 50% uguale a Draghi. Ha steso le stesse posizioni economiche di Draghi, quindi l'altro 40% uguale a Draghi. L'unica cosa che ha fatto di differente da Draghi, in modo anche pasticciato, è la questione di giustizia. Ce ne occuperemo stasera, ve ne occuperete tutta l'estate, perché è il nostro divertissement. Ogni giorno arriva un personaggio nuovo e siamo costretti a occuparcene, perché sennò per il resto è un seguito della cosa che morì un anno fa. Scusa però Paolo, ti chiedo un supplemento perché non è scontato, hai detto che è in forte continuità ma era l'unica oppositrice e anche molto, molto combattiva. Non, era l'unica oppositrice ed era l'unica vera, autentica alleata di Draghi. Il paradosso è che Draghi ebbe come, nella sua maggioranza. Come vero amico dentro la maggioranza, forse il segretario del PD Enrico Letta che capì l'importanza della guerra e mai gli sarà reso abbastanza onore, mentre invece quel partito senza correnti a Letta l'ha dimenticato come se fosse un personaggio qualsiasi, e invece ha fatto una svolta. Tanto ho visto, non so se oggi ho letto male, è un partito confuso, voi lo sapete, io l'ho detto più volte, a me Elly Schlein piace, penso che è una candidata vincente, hanno fatto bene, vincerà le elezioni. Prenderà un non vincerà sulla destra, sì. Ma insomma prenderà un grande risultato all'Europa. Ci ho profezia. Detto quel partito, tutte le stupidaggini che può fare, le fa. Innanzitutto quella di fare aree. E poi ho visto che oggi è una loro fondazione, avrebbero cambiato Cooperlo, che è un personaggio colto, stimato, uno che sa parlare, con Zingaretti, che è un personaggio nobilissimo, ex segretario. Ma si capisce che è un'operazione da corrente, non da area culturale o quelle stupidaggini che si dicono. Per il resto, ripeto, è stata lei la continuatrice dell'esperienza di Draghi, nessuno di quegli altri avrebbe potuto continuare. Conte no, perché la odiava, quelli che sono venuti dopo Letta e PD lo odiavano, lo facevano per conformismo di appoggiarsi a Draghi, o comunque non lo dicevano in maniera tale da sostenere Letta, e c'era un solo. Il paradosso, quando scriviamo di storia, il paradosso è che la Meloni era l'unica draghiana. Alleata infatti... di Draghi nel passaggio, e vedremo no, per è quanto... è stata coerente tempo. Poi. Anche ma lei, la sua fu anche un'opposizione ragionevole all'epoca. Letta. Cioè, lei è filo occidentale, filo europea, perché si capisce benissimo che fra i suoi non c'è pari entusiasmo nella Lega... finché è stato vivo Berlusconi, ma anche tra i suoi non c'è nessuno capace di argomentare, di motivare su questi... Però confuterebbe questa definizione tua. Chi? La Meloni. Beh, non le conviene... Di essere oggettivamente l'unica alleata di Draghi addirittura. Contrasta con la narrazione di Underdog. Draghi molto cortesemente si è tirato da parte, non ha fatto... Ha fatto una scelta molto diversa da quella di Monti, no? 10 anni fa. Certo. Però non voglio attaccarvi un però bottone no, qua. Cioè, andiamo, come dire, puntelliamo questo ragionamento su, diciamo, su Giorgia Meloni un anno dopo con dei dati, diciamo, inoppugnabili che andiamo a cercare, come spesso facciamo, da Alessandra Ghisleri, che proprio oggi, insomma, ha pubblicato questo sondaggio sulla stampa, da cui, insomma, si evincerebbe, ma qui il verbo è il suo, Ghisleri, una lieve flessione che insomma, ci spiegherà lei se dipende dalle, diciamo, dagli inciampi di queste ultime settimane o se, come dire, come sempre accade dopo
l'inizio di un governo, poi insomma c'è una fase di stanca come nei matrimoni, nei fidanzamenti. Io penso che sia più che altro, vedendo i numeri, non solo i miei ma anche quelli di altri sondaggi, sia un inciampo legato agli uomini del partito, non tanto a quello che fa Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni mantiene un indice di fiducia molto alto, sempre al di sopra del 40%, e tenete conto che tra Salvini e Conte, che se la giocano molto vicini al 30%, ci sono comunque 10 punti di differenza da lei a perdere. Fratelli d'Italia invece ha una lieve flessione, diciamo che tutti i casi che sono capitati negli ultimi 15 giorni hanno un attimo raffreddato gli entusiasmi. Bisogna dire che all'interno del centrodestra esiste una parte fluttuante del voto che si è mossa da Forza Italia verso la Lega, vi ricordate, durante le elezioni delle europee, le ultime, le scorse, e poi dove Salvini raggiunse ovviamente quasi il 33%, e poi si sono spostate nel voto del 25 settembre del 2022, si sono spostate su Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha la necessità di tenere insieme questo voto. Da una parte le è utile la posizione su Draghi, perché ovviamente sia la Lega sia Forza Italia erano al governo con Draghi, e molte delle posizioni, come diceva prima il direttore Mieli, erano condivise anche da Fratelli d'Italia, non solo nell'appoggio alla guerra rispetto a quello che erano le posizioni americane, rispetto anche alle posizioni ucraine, ma anche in determinate posizioni riguardanti l'economia nazionale. C'è da dire che Giorgia Meloni però a questo punto ha, oltre le questioni internazionali che vanno molto bene, ha da risolvere molte questioni interne, quindi su questo gli italiani sono molto più severi. Più passa il tempo e più i giudizi diventano, diciamo, guardinghi attenti e anche un pochino più penalizzanti. Dottore Mieli, c'è un po' di querela interpretativa sull'altra grande notizia della settimana riguardo a Meloni, cioè la chiusura della diatriba sulla famosa rata sospesa, che alla fine viene pagata ma decurtata. È un compromesso accettabile, ma comunque è una sconfitta, o no? No, è un compromesso accettabile, anche perché quella parte che è minimale arriverà alla fine dell'anno, e poi tutti avevano accesi i riflettori, non arriva la terza rata, non arriva la terza rata, sostanzialmente è arrivata. No, guardate, sull'economia e sulla politica internazionale, adesso sarà ricevuta da Biden, non ci sono problemi. I problemi sono là dove li ha indicati Alessandra Ghisleri, attenti a quel numero, 27. Sembrava i partiti, quando prendono il volo, vanno oltre il 30, 32, 35, 27... Sì. Comincia a essere una cifra preoccupante. Se, come io penso, a un certo punto la Schlein prenderà il volo e andrà verso il 25, ragazzi, io le previsioni le sbaglio, proprio qui da voi avevo detto sere fa che la storia, eravamo nel giorno del colpo di Stato in Russia, si sarebbe conclusa con la morte o di Prigozhin o di Putin o di Gerasimov o del ministro della difesa. Non è successo, quindi sbaglio le previsioni ogni tanto, e posso sbagliare anche la previsione sulla Schlein. Oggi non sappiamo bene dove sia, quindi magari quindi, la profezia mia è lì. La mia profezia di oggi è che la Schlein va verso il 25, che sta volando, anche se ha dietro un corpaccione lento. Però volevo fare un'altra osservazione su questo sondaggio. Primo, che i voti che perde la Schlein, la Meloni li recupera la Lega e Forza Italia. Secondo, che Forza Italia dopo la morte di Berlusconi continua a essere solida. Terza, che la Lega la rivediamo per la prima volta sopra il 10%. E questo può significare che il Salvini più temperato degli ultimi mesi, il Salvini che non fa più il ganassa, che non va più in giro a fare urla, strepiti, così, insomma, che cerca di fare più lo statista, può prendere dei voti lui da Fratelli d'Italia. Però il Monte continua a essere a vantaggio del centrodestra, certo. Se non ho letto male. Però Ghisleri, voglio tornare un attimo da lei per fare un fact-checking sulla previsione di Paolo Mieli, cioè se è verosimile
visto l'andamento del PD, dell'Edge Line, che appunto quel 25% sia un traguardo raggiungibile. E poi su un'altra cosa, il 10 è uno della Lega, questo ritorno alla doppia cifra è legato, cifra, come sostiene Mieli, appunto a un atteggiamento meno da papete, mettiamola così, di Matteo Salvini, o alla pace fiscale, cioè paradossalmente il suo contrario, cioè il fatto che sia pure in giacca e cravatta e vestito comunque crea scompiglio? No, è legato sicuramente al suo comportamento, che è nuovo, che è molto più sobrio, ma sicuramente anche alla competizione interna alla coalizione con proprio Giorgia Meloni. Cioè lui, se voi notate, nella sua comunicazione e anche nelle sue prese di posizione, si oppone a quelle situazioni dove Giorgia Meloni avrebbe potuto avere il vento in poppa e quindi guadagnare ancora più consenso, perché ovviamente capisce perfettamente che lì si annidano i voti e le differenze. E quindi su questo lui conta, anche perché è una lotta interna molto importante. Ricordiamo che le elezioni europee sono un voto proporzionale e quindi lo scontro maggiore, non essendoci grande cambiamento di voto tra il centrodestra e il centrosinistra, si ha tutto all'interno delle stesse aree. E per lo stesso motivo Elish Line sta guadagnando terreno all'interno dell'area del centrosinistra, ne sta guadagnando a favore del PD, a scapito a volte del Movimento 5 Stelle, ma più forte a scapito dei piccoli partiti che hanno sempre composto la coalizione di centrosinistra, quindi Verdi, Sinistra Italiana, anche una piccola parte di tutti quei partiti che erano al di fuori, e da lì guadagna queste piccole percentuali. Al momento è al 21%, il 25% è un risultato che aveva ottenuto Bersani. E quindi è quello, diciamo, quella pietra miliare importante, perché significherebbe un grande successo non solo per Elisha Lein ma anche per tutto il Partito Democratico. Chiaro. Allora, ci ha raggiunto in studio Gianrico Carofiglio, lo salutiamo. I Maneskin hanno ingorgato la città, ma il bello è una lotta tra Carofiglio e Damiano stasera, è tanta, esatto, roba, tanta roba. Io mi toglierò la camicia. Volevamo chiedere subito, lo chiamiamo subito in ballo e chiedergli una valutazione su questo strano compleanno che celebriamo oggi, cioè la caduta alla fine del governo Draghi, ma in sintonia ovviamente collegata anche la nascita del governo Meloni. Quindi qual è il primo tagliando che Carofiglio si sente di fare a questo esecutivo e alla fine? Ci sono delle cose che possono apparire anche fin troppo ovvie, però il senso dell'approssimazione su questioni fondamentali, l'idea di improvvisare pur di dare una notizia senza sostanza è un tratto distintivo che abbiamo visto sin dall'inizio. Nessuno di noi può o nessuno di noi dovrebbe dimenticare come si sono presentati con quella tecnicamente pagliacciata della norma sui REV, che era un obbrobrio giuridico e una sciocchezza politica. E naturalmente se un governo e una maggioranza che sostiene di voler far funzionare la giustizia, questione fondamentale, ci sarebbe da fare molto, anche di cose sgradite ai magistrati, tanto per essere chiari. Beh, ci sono per esempio, no, la dico subito perché è una cosa che io dico da quando facevo il magistrato e praticamente nessuno, quasi nessuno dei miei colleghi è stato mai d'accordo: istituire degli strumenti misurabili di valutazione della professionalità soprattutto dei pubblici ministeri. Quando dico misurabili posso spiegarmi immediatamente con un esempio. Oggi se un pubblico ministero fa 100 richieste di rinvio a giudizio e 99 di queste persone vengono assolte, non succede niente. Questo non è un segno di incapacità professionale. Mentre invece agire sui numeri, perché vedete, ciò che è nocivo all'indipendenza della magistratura è andare a interloquire sul singolo fascicolo, dove deve esserci massima autonomia, ma sul dato statistico che evidenzia la capacità o l'incapacità di fare il magistrato invece si dovrebbe. Questa è una tipica cosa. Io voglio la riforma Carofiglio subito. E Sabella, la guardiamo? Sì. Perché a proposito di aggiustamenti alla riforma Nordio, noi qui raccogliamo suggerimenti. No, la riforma Nordio non esiste. Siamo anche in sede legislativa. Quinta Repubblica. Vediamo la clip. Alfonso Sabella qui è in onda l'altro giorno.
su riforma Nordio. Questa non è una riforma. Diciamo che la solita, il solito intervento chirurgico a macchia di leopardo, da cui come tanti a cui abbiamo assistito dall'entrata in vigore del codice di procedura penale fino ad ora, ma non è certamente una riforma. Il codice penale come è ridotto adesso, noi si rende conto che si rischia di più per partecipare a un rave party che se io mi metto a sparare con un Kalashnikov in Piazza del Popolo? No. No, non l'avevo sentito, ma dice esattamente le stesse cose. Questa non è una riforma, non è neanche, magari lo fosse, un intervento chirurgico, è uno sfregio, un tatuaggio, se vogliamo restare su metafore che hanno a che fare con gli interventi sul corpo umano. Si potrebbe dire punto per punto, alcune cose vanno bene, alcune di queste vanno bene. L'idea di introdurre, diciamo, un controllo sulla limitazione della libertà personale affidata a un collegio ha un senso, ma naturalmente richiederebbe interventi strutturali che non esistono in questa riforma. Anche l'idea di impedire l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione non è in astratto un'assurdità, ma dobbiamo ricordare che questa roba esiste nei sistemi in cui la sentenza di primo grado è esecutiva, viaggiano assieme, cioè non si può volere, scusate, esattamente, io non l'ho detto ma l'hai detto tu. Miali, invece il giudizio politico su questo modo della politica di intervenire sulla giustizia, cioè, adesso traduco male quello che più ospiti hanno sottolineato in onda in questi giorni, privilegiando, diciamo, quelle misure che in qualche modo possono migliorare, adesso lo dico in modo da non essere querelata, migliorare la vita di qualcuno che magari fa politica senza incidere davvero sui problemi della giustizia. Condivide questa critica? Cioè è una Io cosa fatta per i politici e non per pessimo, i cittadini? Pessimo, confuso, si mescolano testi di riforma, chiacchiere, dichiarazioni, polemiche fatte su insinuazioni, anche perché in genere ce la si prende con Nordio, ma anche per responsabilità del Presidente del Consiglio, il ridimensionamento di quella dichiarazione di Marina Berlusconi. Non l'ho capita, forse i giornali ne hanno dato una lettura che, siccome era a Palermo nell'anniversario della morte di Borsellino, allora voleva rassicurare Palermo. Ma vi pare che si può affrontare una questione importante come la giustizia con così strizzate d'occhio? L'impressione che sia andata fuori, non mia, ma di tutti i giornali, è che lei abbia mandato a quel paese Nordio, ridimensionandolo come un fenomeno marginale, che sulle questioni fondamentali, oltre a quelle contenute nella riforma della giustizia, non abbia dei principi netti, e quello che si farà, ne parleremo quando si farà, ma così di questo passo è una riforma che non si farà mai. Può essere che questa confusione sia la conseguenza di una cosa che non abbiamo notato e che può avere a che fare con i sondaggi di cui parlava Alessandra Ghisleri, ed è che tutte le iniziative giudiziarie, per un puro caso, non è un complotto, sia chiaro, per un puro caso vanno dritte su uomini di Fratelli d'Italia. Questa diminuzione coincide anche con una figura non eccezionale di Ignazio La Russa, Donzelli, La Santanchè, cioè, del Masto. È una coincidenza, ripeto, io non credo, non ci credevo neanche nel 93 al complotto, però lei no, anche perché bisognerebbe pensare che appunto ci sia una ragazza che è stata pagata per denunciare, esatto, cioè, ma basta, non mi sembra fosse... hai detto tutto, ma comunque le arrivano dei paesi e lei dà, come dietro alcuni politici del 93 ha dato a Palermo, il segnale di fare un inchino, di fare un inchino è un'espressione antipatica, non so come dire. Vabbè, ma in senso navale. Insomma, di dire, ma no, non ce l'ho con voi magistrati, è Nordio che è un chiacchierone, e poi Marina Berlusconi è una chiacchierona. È un soggetto politico. Insomma, ha dato l'impressione, arrivano 5-6 siluri da parte di magistrati e lei dice, ma siamo amici come prima. E poi parla a lungo col Quirinale e trapela la notizia che anche su quello si litiga. Lo vedete voi che è un quadro, non so come definirlo, le parole le sceglierà caro figlio, opaco, ecco, un quadro opaco. Allora chiudiamo questo approfondimento con l'altro tema che tormenta Sabella nella sua analisi, cioè la grande questione
che è posta, non è posta, è negata la tipizzazione del reato di associazione esterna, Sabella la risolve così, salvo proprio miracoli scritturali che sono improbabili. Tipizzare significa cancellare in modo retroattivo e mettere fuori tutte le persone condannate per associazione esterna. Questo mi sembra un po' troppo radicale, ma la prima affermazione è del tutto corretta. Tipizzare significa tagliare fuori qualcosa. Io proprio in questi giorni parlavo con un amico professore di diritto penale, persona assolutamente non solo non sospettabile di simpatie sbagliate, ma uno che ha partecipato da giovane alle lotte antimafia, una persona per cui ho grandissima stima, e che è un sostenitore della tipizzazione. E io cercavo di fargli delle domande per dimostrargli che questa idea è sbagliata, e gli ho citato un caso in particolare che in nessuna tipizzazione sarebbe prevedibile e che lascerebbe fuori una condotta grave. È una cosa di cui mi sono occupato tanti anni fa, io mi occupavo di mafie pugliesi, in particolare del nord della Puglia, e in una grossissima indagine relativa a un'associazione mafiosa che trafficava droga per tutta Italia e fuori, che estorceva, che uccideva e tutto il resto, c'era stato uno dei capi dell''ndrangheta, insisto, uno dei capi dell''ndrangheta, il numero due diciamo, detenuto in carcere a Foggia, che aveva collaborato con costoro per ristrutturare la loro organizzazione, per dar loro dei gradi che gli dessero maggiore prestigio, spiegandogli tecnicamente come potevano far meglio il loro lavoro di criminali. Nessuno si sarebbe mai sognato, né ora si sognerebbe di dire, che questo signore è appartenente all'associazione mafiosa foggiana denominata La Società, perché fa ridere i polli. Ma al tempo stesso questo signore ha contribuito dall'esterno al rafforzamento dell'associazione mafiosa foggiana detta La Società. Infatti è stato condannato in primo, in secondo e in terzo grado a 5 anni di carcere. Nulla rispetto ai 25 ergastoli che ha avuto per altri reati, ma vorrei, diciamo, che qualcuno dei sostenitori in buona fede, poi ci sono quelli in fede un po' meno buona, della necessità di tipizzare, di cancellare, di modificare, mi spiegasse come si tratta questo caso nel momento in cui il loro pregevole intervento giuridico arriva a destinazione. Intanto vediamo, Roberta, benvenuto, che è riuscita ad aggiungere l'Ish Line, capiamo se riesce ad aggiungerla, ecco, anche con... Guardi, siamo in questo momento, siamo in diretta, volevamo chiederle, non so se Marianna, se ci sentite. Vi sentiamo, salutaci la segretaria. Sì, vi sentiamo. Allora, la saluta, segretaria, la saluta Marianna Prima. Salve, buonasera entrambi. In diretta, volevamo avere, diciamo, un suo feedback, non tanto da questa festa dell'unità dove sta avendo un vero e proprio bagno di folla, quanto dalla kermesse di Bonaccini, che alcune persone hanno definito corrente. Una donna molto felice. Come interpreta questa? Lei come interpreta questa dicitura, corrente? La spaventa? Non è spaventata? No, non sono spaventata da niente. Guardi che meravigliosa comunità che abbiamo intorno. Ma dove la troviamo un'altra comunità così? Sindaci bravi come Enzo Lattù, che è in un territorio colpito dall'alluvione, che sta cercando di rialzarsi. Ebbene, che il governo si muova a dare le risorse che mancano per i ristori che Giorgia Meloni aveva promesso a questi territori. No, siamo invece una bella comunità unita attorno alle battaglie che il Partito Democratico sta facendo in questa estate di militanza, che riguardano il salario minimo, perché anche oggi abbiamo sentito parole sprezzanti da questo governo sul diritto alla casa, ci stiamo battendo sulla salute, mi portano via a salutare i volontari, scusate, sul diritto alla salute, sul diritto alla casa, sull'attuazione del PNRR, sul contrasto all'autonomia differenziata, su cui ci siamo trovati tutti insieme, anche con Stefano Bonaccini la settimana scorsa a Napoli, siamo stati anche a Palermo questa settimana per parlare di mafia. C'è una richiesta di pluralismo? Non è una richiesta. Il pluralismo è l'essenza di un partito come quello democratico, che nasce dalla sintesi e l'incontro di culture diverse. Noi lo preserveremo, ma i congressi servono a fare una linea politica che poi portiamo avanti prossimamente sulle battaglie che vi stavo descrivendo. E su quella linea politica io ho il mandato naturalmente di tenere insieme il partito, ma anche di rispettare l'esito elettorale. Grazie, scusate, devo andare, altrimenti non arrivo a Pesaro. Saluti ad aprile. Grazie Roberta, allora, benvenuti, non so, grazie. Sentito l'intervento di Schlein ai nostri microfoni, deve scappare perché ha un intervento anche ad un'altra festa dell'unità qui vicino. Adesso noi continuiamo a seguirla perché adesso sta facendo, diciamo, il classico saluto a tutti i militanti.
Io però volevo rimandarvi, proprio per far dialogare le posizioni, anche la dichiarazione che abbiamo chiesto a Bonaccini praticamente in merito agli stessi argomenti, cioè corrente sì, corrente no, a chi spaventa, c'è unità nel PD. Allora vi faccio ascoltare la clip di Bonaccini. Grazie. Abbiamo voluto chiamare chi mi ha sostenuto, c'era una mozione ben precisa che comunque ha raccolto tanto consenso, che soprattutto raggiunse la maggioranza assoluta tra gli iscritti. C'è tanta gente che non vuole rinunciare a un'idea riformista del Partito Democratico. Molto bella la dichiarazione di Bersani, ho letto in un'agenzia. Non ha dubbi che questa viene fatta non per fare una corrente, ma per un luogo che porti idee, perché un grande partito, se vuole essere grande, non può che essere plurale, e se vuole essere plurale vuol dire che si mettono a confronto idee, a volte nemmeno tutte coincidenti. Paolo Mieli, per noi che valutiamo le virgole, Bonaccini è un suo diritto sacrosanto. La prima parola che dice: per noi che siamo la maggioranza del Partito Democratico. Si riferisce al primo turno delle primarie in cui effettivamente Bonaccini ottenne la maggioranza fra gli iscritti, poi perdendo nel secondo turno, come sapete, nelle primarie aperte. Allora, questo è un po' un nodo, no? Non è un dettaglio, è una rivendicazione orgogliosa di dire: attenzione, noi contiamo in questo partito. Altro che contano, è evidente per i motivi che hai appena ricordato, però per il momento dire non facciamo una corrente vuol dire non metteremo in campo un argomento che sia diverso da quelli che usa Elie Schlein. E in effetti non si vedono, cioè ci sono delle sfumature nelle interviste, dei giri di parole, però... Vedete, quando non si sono mai chiamate correnti, ma nel 1966, all'undicesimo congresso del Partito Comunista Italiano, quello che diceva Ingrao era chiaro e quello che diceva Giorgio Amendola era chiaro. Chiaro? Cioè quel partito, mai si chiamavano correnti, anzi c'era il centralismo democratico, per carità, però Ingrao si mise in minoranza, disse, sarei insincero... E si schierò alla sinistra. Adesso è una cosa in cui non voglio neanche fare paragoni. E che, se tu, meno male che sei generoso e non mi inchiodi, ma qual è la differenza? Che, sappiamo, Elie Schlein quando fa le interviste parla sinceramente, si capisce che su alcune cose è molto più avanti del partito, molto più a sinistra del partito. Quando deve parlare a una festa di partito parla quel linguaggio... più prudente. Insomma, sì, non è solo più prudente, ma valutato. È un linguaggio del quale gli elettori non vengono a capo. Io penso che lei prenderà quel 25% se sarà se stessa e se non si farà imbrigliare in quelle formule che tutti conosciamo da quando eravamo bambini. Ghisleri, la segretaria Schlein, insomma, ha risposto alla domanda della nostra Roberta Benvenuto, di fatto ribadendo alcuni dei puntelli sui quali, per sua stessa ammissione, sta cercando di ridefinire l'identità del PD. Uno di questi è il salario minimo e nel suo sondaggio di oggi ci sono dei numeri, insomma, che fanno pensare sul salario minimo, che in aula, anzi in commissione lavoro, viene ampiamente osteggiato dalla maggioranza, anche insomma con una certa veemenza, e poi scopriamo invece dai numeri di Euromedia Research che, eccoli lì, tra gli elettori del centrodestra il 71,5% condivide il salario minimo, quel 71,5% però è diviso, e qua forse c'è la connotazione più forte, è diviso tra chi lo condivide a prescindere e chi lo condivide solo se collegato a degli incentivi alle imprese. Ora, a lei il compito appunto di spiegarci come si compongono questi numeri, ma la domanda è se questa, diciamo, pressione numerica dal basso, visto che il centrodestra è storicamente molto sensibile ai sondaggi, potrà in qualche modo indurre il governo a un compromesso, a una misura di compromesso rispetto alle richieste dell'opposizione? Allora, premesso che ovviamente è la sensibilità delle persone rispetto al salario minimo, il 71,5% è a favore di questo salario minimo.
Il 25%, quindi uno su quattro a livello nazionale, chiama in causa e dice sì, ma se diamo degli incentivi alle imprese, e comunque la maggioranza anche all'interno del centrodestra è favorevole. Un dato che va detto, che era nell'altra tabella, è che il 70%, più del 70% di coloro che sono favorevoli non sanno che si parla di salario minimo di 9 euro lordo e non netto. Perché questo è importante? Perché c'è un certo tipo di, come dire, di convinzione che ci sia i 9 euro netti in busta paga. Attenzione, perché il lordo sarebbe, il netto sarebbe tra 6 e 7 euro. Questo è, torniamo al valore della confusione e del fatto che le persone sentono, si accumulano opinioni, prendono una posizione e dopodiché cercano di valutare quella che è migliore ovviamente per loro e per quelli che conoscono e per il loro piccolo mondo in cui ognuno di noi si muove. Allora, di fronte a questo, il salario minimo è un tema forte, soprattutto per quelle persone che sono sfruttate, ma quando, e soprattutto perché le priorità degli italiani sono il caro prezzo degli alimentari, del costo della vita, l'inflazione, cioè tutto quello che deriva dagli aumenti che abbiamo avuto nell'area post-Covid e che quindi vede le famiglie in netta difficoltà. Non a caso il dato dei pessimisti rispetto alla propria condizione economica e rispetto anche alla condizione economica futuro della loro famiglia è del 57%. Allora, su questa situazione è ovvio che andrebbe, diciamo, normata, ma è come se si fossero create delle tifoserie di fronte come a un fatto sociale che invece, e certo, dovrebbe essere affrontato in una maniera differente. Certo, Gianrico, su questi punti sì, no, che volevo, la popolazione volevo si chiamare sente in poi casa ai margini della politica. Per scusate, una valutazione, ci hai fatto un quadro straordinario, però una valutazione veramente di analisi politica. Quel dato è clamoroso. Cioè, nessuno di noi avrebbe mai pensato che il 67% degli elettori di Forza Italia volessero il salario minimo e addirittura un plebiscito nella Lega. Quindi è un'argomentazione che ha sfondato. Per una volta la sinistra si è unita, ha messo in campo una proposta molto forte che fra l'altro ripianerebbe almeno quello che le famiglie hanno perso con l'inflazione. Cosa manca? Cosa consiglierebbe Gianrico Carofiglio? Manca un racconto di questa idea inserita in un sistema globale che evochi la fantasia, evochi l'emozione, che dica per quale motivo è giusto stare da una parte piuttosto che dall'altra. Io ricordo sempre una frase bellissima di Olof Palme che riassume che cosa grande significa grande leader socialdemocratico svedese, esatto. Quando si ucciso parlava di temi affini, diceva: noi non siamo contro la ricchezza, noi siamo contro la povertà. E in pochissime parole hai detto tutto, e con queste pochissime parole e alla ricerca di pochissime efficaci parole che bisognerebbe andare benissimo la lotta per il salario minimo, meno bene per esempio minimizzare tutto quanto il tumulto che c'è nel PD sotto la superficie, dire siamo tutti d'accordo è secondo me sbagliato, rischia di comprimere dei problemi che ci sono e poi di farli esplodere, e meno bene l'assenza di un'idea generale di paese, di futuro, di partito, e l'assenza di un racconto che colpisca la fantasia. Ecco perché siamo il programma più visto dai laureati, 15-17%. No, chi si loda si imbroda, e soprattutto cita, un attimo che il calma ti punisce, come dice Zero Calcare. Paolo Palme, è veramente una cosa fantastica, così, grazie. Ma voglio andare su Paolo Mieli perché noi, come sempre, no? il nostro menù si compone degli ingredienti che la giornata ci mette nel frigo, e nel frigo oggi c'è entrata anche un piccolo colpo di scena sul ritorno in Italia di Patrick Zaki, che questo pomeriggio ha twittato insomma, che ci vorranno un paio di giorni per ragioni burocratiche, però direttore, tu oggi hai voluto rimarcare una differenza tra i casi Zaki e Regeni, e lo dico a Ghisleri perché si tenga pronta, anche
preconizzato una possibile, futuribile, probabile candidatura di Zaki qualora... Io sono rimasto, lo dico civilmente, molto addolorato per le parole di Paolo, spero che possa rettificare. Quali parole di Paolo? Io? Un simpaticone, mentre no, stare no, Zaki è una no, storia seria. Ho detto un'altra cosa, ho detto... che dovendo risolvere un caso drammatico come il caso Regeni, cioè un ragazzo preso, ucciso, lasciato ai bordi di una strada sbranato dai cani e dove c'erano, si cominciavano a individuare delle responsabilità di persone egiziane, ho ipotizzato, è un'ipotesi, un'ipotesi, che Al-Sisi abbia detto ma come se ne esce questo e abbia preso un tipo molto simpatico, uno studente egiziano di Bologna, che abbia fatto fare cinicamente 2 anni di galera, lo abbia fatto cinicamente condannare, lo abbia fatto soffrire, minuisco a lui queste sofferenze, poi l'abbia graziato e così pari e patta ha riverniciato la sua immagine e addio di Regeni. Insomma, tutte le volte che si parlerà di Regeni si dirà, beh, però padre Zaki. Allora, questa operazione è un'operazione che cinicamente Al-Sisi ha fatto a danno di una persona che non ha avuto un ruolo analogo a quello di uno che è stato ucciso. Avete sì, capito? Se io fossi un familiare di Regeni, oggi soffrirei per tutta questa... Ragazzi... ognuno si prende le responsabilità di quello che dice. Se io fossi un genitore, una di quelle persone che si sono battute per Regeni in questi anni, oggi avrei delle perplessità su questo entusiasmo. Però tu metti in contrapposizione, mentre invece dovrebbero essere felici quelli che si sono battuti per Regeni, perché Zaki è stato torturato, torturato per un reato d'opinione. Non fosse altro perché Regeni proprio studiava queste cose qui. Non facciamo finta di non capire. Dico, ipotizzo che questa cosa, che il capo di Stato egiziano, spero che non abbia cinicamente ordito una cosa... ferendo Patrick Zaki nel suo onore, nella sua libertà, nella sua libertà di espressione, nella impossibilità di tornare nella sua amata Italia e Bologna, tifoso anche di Bologna, cioè gli abbia fatto questi torti che però per me non sono comparabili ai torti di uno ucciso e buttato ai bordi di una strada e sbranato un cane. E non è giusto che in ogni articolo su Patrick Zaki sia stata ritirata fuori adeguatamente la storia di Regeni, perché può essere un inizio di una cosa in cui l'omaggio a Regeni è retorico, ma addio Regeni, c'è un nuovo Egitto. Confidiamo nella scorta mediatica che segue i genitori di Giulio Regeni da anni e che non abbassa la guardia sui diritti, che sono diritti sempre indipendentemente dall'entità delle lesioni. Ma detto questo, siccome mi fanno dei cenni brutti, noi mandiamo il super spot, ma poi Alessandra Ghislavi ci dovrà dire se una candidatura di Zaki potrebbe avere un senso oppure no. Aspettiamo. Super spot. Allora, stavamo discutendo ancora, è la passione di questo programma anche durante il super spot, e se riusciamo a fare proprio 2 telegrammi, caro figlio, sul caso Zaki e poi la Ghislavi. No, io penso che quello che ha detto Paolo Mieli sia abbastanza condivisibile nel contenuto, non so le espressioni usate in altri momenti, non ne voglio, ovviamente non conoscendo non ne voglio parlare, però è perfettamente plausibile che si siano ritrovati questo ragazzo che era stato preso dalla polizia spietata di una dittatura per le sue ragioni. Io non credo che ci sia stata una manovra sin dall'inizio, se lo sono trovato fra le mani e hanno pensato a un certo punto che poteva essere utilizzato come strumento, sapete, si parla di greenwashing a proposito dell'ambiente per darsi una riverniciatina, mi sembra un'ipotesi human plausibile. Washing. Però per fortuna che esistono battaglie civili. Alessandra Ghislavi, la conclusione a te. La candidatura di Zaki sarebbe ovviamente molto mediatica, con molto successo. Per quale partito? Perché sicuramente sappiamo il collegio, Africa-Asia, ma sarà fondamentale capire quale partito vorrà candidarlo e soprattutto vorrà anche supportare il suo ruolo all'interno dell'Europa. Ma funzionerebbe o no?
come bandiera dei diritti civili e umani. Non ho capito, funzionerebbe, scusami, Luca, come candidatura? Beh, con questa potenza mediatica moltissimo, molto, perché comunque è un martire, viene letto in questa chiave. Bisognerà vedere da qui anche il suo arrivo in Italia come sarà. Al momento ha scelto un volo di linea, insomma ha un comportamento underdog, possiamo dire? Aia. No, bisogna vedere anche se... Ben venga, diciamo, una lista, Zacchi. Se una candidatura potrebbe mai essere compatibile con l'essere un attivista, insomma, sono due cose... Domani che... è sabato, sì, c'è no, una bellissima giornata. Non succede tutte le settimane, ti voglio dire. Ma noi siamo qua. Siamo qui. Siamo qui, però, prima di salutare Paolo Mieli, Alessandra Ghisleri e Gianni Carofiglio, di cui ricordiamo L'estate fredda, e anche solo dire il titolo, diciamo, ci allevia un po' di sofferenza in questi giorni bollenti. Vediamo, eccolo lì, L'estate fredda. C'è serie TV in autunno. In autunno c'è una serie TV con Alessio Boni. Con Alessio Boni, sì. E L'estate fredda era il nome di un'operazione antimafia, diciamo, da me condotta nell'altra vita. Che ha dato il titolo al romanzo. La ricordo. Quindi anche di la attualità. Ricordo ed è molto... Leggetelo. C'è un aneddoto su questo, ma glielo racconto fuori onda. E dopo di noi, però, va in onda Colpo Perfetto con Michael Caine e Demi Moore e Lambert Wilson. Insomma, imperdibile. State qui, fuori fa caldo. Dentro fa fresco, state a casa, guardate in onda. Ciao.